Allora, eccoci qua, siamo a lunedì, 6 aprile, il riepilogo dei dati, tanto fatemi dare il bentornato a qualche giornalista nella nostra sala stampa. Abbiamo deciso ovviamente di riaprirla con tutte le misure di profilassi, la distanza necessaria alla profilassi corrente, quindi la distanza di 2 metri, ma abbiamo ritenuto opportuno ovviamente in questa fase ridare, dopo un momento necessario anche nell'apice della crisi di ulteriore distanza sociale, di riaprire tra le prime cose questa sala stampa, perché penso che dal confronto diretto tra la stampa e le autorità amministrative che stanno gestendo questa crisi nasca una corretta informazione per il pubblico. D'altra parte, lo dico avendolo fatto, i giornalisti, come dire, fanno una professione che è difficile fare in smart working: essere presente, conoscere le opinioni, vedere le situazioni di persona e tutto quello che comporta il confronto corretto tra le istituzioni e la professione del giornalista, ovviamente. Come dire, espone qualche volta anche a delle scomodità e anche alle situazioni come questa, ma d'altra parte ognuno che ha fatto giornalista sa che talvolta, come dire, occorre essere in prima fila, lo si fa nelle guerre, lo si fa nelle situazioni di crisi internazionale, lo abbiamo fatto tutti in situazioni complicate e difficili, non esenti dal rischio, ma la libertà di stampa e la capacità di comprendere i fenomeni credo che in assoluto valga di più. Ovviamente i colleghi che sono qua, se hanno bisogno di mascherine o cose di questo genere per partecipare alla conferenza stampa, sono a disposizione e sono state distribuite, quindi io mi auguro che questo confronto torni ad essere, ripeto, quel confronto che è naturale anche nei quadranti di guerra più pericolosi nella storia del giornalismo. Allora, i positivi in Liguria oggi sono 3.772, 41 in più di ieri, sui test effettuati che oggi sono 486 al primo pomeriggio, è lunedì, come sapete non c'è uno strascico importante dal fine settimana, siamo sulle percentuali del 10%, quindi un po' sotto oggi quello che normalmente è, non crediamo di essere su questa percentuale reale, così come i dati di ieri risentivano in un accumulo, eravamo superiore alla percentuale del 20, stiamo, come dicono i nostri epidemiologi, continuamente scendendo sulla curva e le nostre curve lo dimostrano. Gli ospedalizzati oggi sono 1.303, di cui 162 in terapia intensiva, sono 12 più di ieri. Ieri, come sapete, erano calati un po', oggi tornano a crescere, ma insomma siamo nel novero delle unità, vuol dire che le due curve, quella di stress del sistema di unità di terapia intensiva e quella delle medie intensità di cure, stanno rispettando esattamente la parabola, mi si consenta poco scientificamente di definirla così, la parabola che ci aspettavamo. Le terapie intensive risalgono un po', ma siamo ben sotto la soglia di quasi 200 terapie intensive a disposizione del sistema sanitario della Liguria, così come i letti di ospedale sono assolutamente sufficienti, i 1.303. Ve li do come solito per azienda sanitaria numero 1 a 215 ospedalizzati, 24 in terapia intensiva, l'ASL 2 a 170 ospedalizzati, 29 in terapia intensiva, il Policlinico San Martino a 320 ospedalizzati, 41 in terapia intensiva, l'Evangelico 61, 6 in terapia intensiva, il Galliera 144, 13 terapia intensiva, l'ospedale Gaslini 3, l'ASL 3 globale 201, 23 in terapia intensiva, di cui 192 appunto i 23 in terapia intensiva, Villa Scassi, Gallino 6, Micone 3, ASL 4, 79 terapie intensive in funzione, ASL 5, 119, 17 terapie intensive.
al domicilio in isolamento, ovvero coloro che stanno trascorrendo la malattia non ospedalizzati ma a casa, sono 1812, 12 più di ieri, anche qua vedete che l'incremento è modesto. I clinicamente guariti, asintomatici positivi al domicilio sono 657, 17 più di ieri. I guariti con doppio test consecutivo sono 180, 20 più di ieri. Quest'ultima categoria contiamo che aumenti significativamente a partire da questa settimana, anche grazie all'istituzione del cosiddetto test drive, quello che è stato sperimentato questa mattina a Genova e che potrà essere usato anche nelle altre aziende sanitarie locali, semplicemente per la convalida di guarigione, ovvero quel doppio tampone negativo che è nelle regole delle nazionali per, diciamo, la chiusura amministrativa e legale del ciclo di malattia. I totali positivi per provincia sono Savona 695, Spezia 450, Imperia 592, Genova 2002, 38, anzi 33, scusate la cecità, 33 sono in fase di verifica. Come sapete, da ieri utilizziamo il criterio di attribuire il tampone alla ASL di provenienza e non all'ultimo domicilio conosciuto secondo le verifiche degli uffici di igiene, che comportava ovviamente un accumulo di pratiche per la verifica, per la registrazione poi al Ministero della Salute delle statistiche vidimate a livello nazionale, cosa che ovviamente facciamo, ma per darvi un'idea, diciamo, approssimativa ma scientifica dei pesi sulle singole province, li attribuiamo alla provincia di provenienza. Sono 3.047 lì in sorveglianza attiva domiciliare in questo momento. I deceduti in Liguria salgono a 595, 39 più di ieri. Questo risente in parte, è un bilancio pesante di cui ovviamente ci rammarichiamo, risente ovviamente anche di alcuni dati che si trascinano dal pomeriggio della domenica, quindi è un bilancio verosimilmente più pesante di quello che è la realtà della sola giornata odierna. Questi sono i numeri. Devo solo dire poche altre cose. La prima è che si apre una settimana complessa, soprattutto per il territorio ligure. La gente deve sapere che restano in vigore per tutta questa settimana e parte della prossima settimana le normative vigenti circa gli spostamenti. È fatto assoluto divieto abbandonare il proprio domicilio principale o residenza per recarsi nelle seconde o terze abitazioni. Pertanto ogni tentativo in tal senso, ove mai fosse venuto in mente a qualche sconsiderato, è da considerare totalmente illegale. Non ci si può muovere dal proprio domicilio, che sia lombardo, che sia piemontese, che sia genovese, si abbiano seconde case da qualche altra parte all'interno della Liguria. Quelle seconde case debbono rimanere chiuse. Non ci si può muovere dal proprio comune, non ci si può muovere dalla propria casa. Quindi nessuno pensi da Genova di trasferirsi nella sua casa al mare di Arenzano piuttosto che di Bogliasco o di Santa Margherita, così come nessuno dalle altre regioni immagini di aprire questo fine settimana pasquale la sua seconda casa in Riviera. Ci sarà modo e tempo per gustarsi le nostre bellissime riviere. Questo fine settimana rigorosamente si deve stare a casa, così come non ci si può spostare per, ancorché all'interno del nucleo familiare ristretto, pranzi di famiglia, colazioni di famiglia, cene di famiglia, picnic sui balconi di famiglia di Pasquetta. Ogni nucleo familiare deve stare al proprio domicilio, ancora più nei giorni di Pasqua e Pasquetta, quando non c'è alcuna motivazione plausibile per uscire a fare spese o altri acquisti, se non necessità sanitarie. Ultima cosa che vi dico, poi sarà più preciso di me l'assessore Gianpedrone che ci sta lavorando, anzi, sugli spostamenti domani pomeriggio ci sarà una riunione che faremo con tutti i comuni
con i prefetti della Liguria per stabilire tutte le modalità di controllo più rigorose in questo fine settimana. Mi auguro davvero, mi auguro della collaborazione di tutti i cittadini, liguri e non liguri, perché dipendono i dati in lieve miglioramento e anche la capacità di cura dei nostri ospedali dipendono evidentemente dalla vostra capacità di rispettare le regole. Vi prego che sia esattamente così. Mascherine, scusatemi, gira numerose segnalazioni, indicazioni, suggestioni, notizie Facebook, indiscrezioni su come, dove, quando verranno distribuite quelle mascherine. Ognuna di quelle informazioni è totalmente priva di ogni fondamento e le ritengo anche molto irresponsabili. Nessuno sa come verranno distribuite le mascherine a parte il gruppo di lavoro che sta lavorando in queste ore per decidere esattamente come farlo. Abbiamo di fronte due opzioni diverse. Una, potremmo distribuirla a casa di tutti, ma le forze in campo e ovviamente la necessità di muoversi senza rischiare di mettere a rischio anche chi lo fa, necessiterebbe un lungo periodo di tempo, probabilmente superiore ai 10 giorni da quando le mascherine saranno pronte, ovvero nella giornata di giovedì all'incirca. Distribuirlo attraverso numerosi punti, che è fatto dalla protezione civile dei sindaci, dalle edicole, dai tabacchi, dalle farmacie ovviamente, che sono il luogo più consono a quell'oggetto, comporta che occorra responsabilità da parte di tutti coloro che se ne riforniranno. Le quantità, le modalità, a quale farmacia le persone si dovranno rivolgere, in quale modo lo dovranno fare, quante invece verranno recapitate a domicilio dalle squadre dei sindaci, saranno oggetto di riunioni che faremo tra domani e dopodomani, per poi comunicare giovedì con ogni probabilità e auspicando che non ci siano ritardi le modalità di distribuzione che occorreranno nelle giornate di venerdì e di sabato in ogni e poi di lunedì, di martedì e di tutti i giorni a venire, perché non si tratta di una distribuzione, si tratta di una modalità di distribuzione che poi durerà nel tempo. Quindi vi prego di non azzardare accampate ipotesi di distribuzione, ma di attenervi a quanto verrà comunicato dai siti di Protezione Civile Liguria, Regione Liguria, Assessorato alla Sanità della Liguria, Agenzia di Salute della Liguria, i siti dei comuni di vostra residenza e tutti gli strumenti di comunicazione con il marchio ufficiale di Regione Liguria e anche con le modalità. Quindi questa è la cosa che tenevo a dire, non credo di avere altro in questa serata, quindi direi Sonia, a Giacomo e poi il Sindaco Bucci. Buonasera, proprio aggiungendo poche parole a quanto già detto dal Presidente rispetto alle mascherine, forniremo quanto prima anche le modalità di utilizzo delle mascherine, perché è chiaro che ci sono alcuni accorgimenti importanti, come si mettono, come si tolgono, siccome possono essere usate più di una volta, anche gli accorgimenti per riporle. Quindi ritengo che anche la mascherina debba essere utilizzata con, diciamo, alcuni accorgimenti che i nostri esperti stanno sintetizzando in pillole in modo tale che siano chiari, comprensibili e accessibili. Vedete alle mie spalle c'è una, diciamo, slide, è un memo, è un ricordo, diciamo, per dire che con la collega Cavo abbiamo valorizzato ancora una volta il Fondo Sociale Europeo per quanto riguarda l'area di mia competenza. Gli aiuti alle famiglie con persone con disabilità o non autosufficienti possono utilizzare questo strumento che troveranno su Filse, che è la richiesta di un'assistenza domiciliare per 3 mesi, un bonus di 500 euro al mese, oppure richiedere anche l'acquisto di attrezzature informatiche per proseguire i percorsi interrotti con gli educatori, con le persone che insomma avevano in carico la persona con disabilità, per non recidere i legami. È giusto ricordarlo sempre, ovviamente è attivo da metà aprile, ma insomma è un modo per dire alle persone che non le abbandoniamo e che pensiamo ai loro bisogni, soprattutto alla parte più fragile della nostra popolazione.
Oggi è stata una giornata importante per quanto riguarda le relazioni sindacali. Stamattina abbiamo avviato il tavolo che discende da un protocollo nazionale sulla prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della sanità, con i confederali e le rappresentanze del comparto CGIL e CISL e UIL, alcune ore di lavoro, seguito da un tavolo ad hoc solo del comparto sanità aperto anche agli autonomi. Ritengo che questa instaurazione di relazioni sindacali sia un dovere per ognuno di noi, per restituire al nostro personale in prima linea la serietà dei nostri comportamenti. Ringrazio tutte le sigle sindacali per aver contribuito a un dialogo costruttivo incentrato su dei temi che sono quelli poi fondamentali, la sicurezza dei lavoratori e anche il riconoscimento, che non è soltanto il grazie che di cuore gli diamo, ma deve anche essere un riconoscimento di tipo economico. E quindi abbiamo avviato un percorso per arrivare a dare un riconoscimento, però significativo, che non è sufficiente rispetto a quanto stanziato a livello nazionale. Quindi stiamo lavorando per poter ampliare le risorse che ci sono state assegnate a livello nazionale, proprio perché riteniamo che chi è stato in prima linea, chi è stato a diretto contatto con il virus e con le persone, debba avere un riconoscimento di quello che è stato fatto. E penso che dai prossimi giorni riusciremo a individuare maggiori dettagli e riuscire a chiudere, spero, nell'arco della fine della prossima settimana. E questo fa parte delle buone notizie di un percorso dovuto, doveroso, e che si sta sviluppando in collaborazione. Devo dire che per quanto riguarda le risposte territoriali, penso che sia importante per dare anche atto che le attività della medicina del territorio, che si sviluppano con i GSAT, che ormai sono conosciuti, il ruolo e l'impegno dei medici di medicina generale, è presente in tutto il territorio della nostra regione. Abbiamo parlato a lungo, ci siamo soffermati su Genova perché c'è stata la necessità di implementare la risposta, la complessità dell'area metropolitana, e che quindi ha un po' fatto concentrare anche il dibattito comunicativo, della comunicazione, ma è importante ricordare che i GSAT sono attivi su tutto il territorio ligure, in ogni realtà si muovono, sono quei nuclei dedicati proprio alla presa in carico delle persone in isolamento domiciliare e in stretto collegamento con i medici di medicina generale delle persone, e seguono proprio le persone positive o isolate che hanno sintomi e che non necessitano di ricovero ospedaliero. Quindi è chiaro che su questo stiamo lavorando da tempo. La delibera di Alisa del 25 di marzo, eravamo già comunque partiti agli inizi di marzo con una delibera di giunta regionale. Voglio fare chiarezza su questo aspetto perché, ripeto, la nostra attività è da Ventimiglia a Sarzana su tutti i fronti, con grande attenzione. Abbiamo anche chiarito i dati che in qualche modo non rendevano conto di quanti positivi per ogni singola ASL. Ritengo che pian piano affiniamo anche le modalità di comunicazione, che non devono mai essere confuse con la mancanza di risposte, ma anzi un lavoro in progress e continuo che stiamo facendo a livello di regione, di ALISA e di ASL territoriali. Una criticità che, siccome arrivano delle segnalazioni per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, quella dei camici, lo dico perché poi magari risulta che non diciamo che va tutto bene, ci sono delle criticità in essere, ma quello che vi voglio comunicare è che ne siamo coscienti, che stiamo facendo tutto il possibile per riuscire a andare sul mercato ad acquistarli. È una difficoltà paese, perché ieri che il Presidente ne ha parlato anche quando c'è stato l'incontro con la Protezione Civile Nazionale all'aeroporto, e io ero presente, ed è una difficoltà del sistema paese recuperare quest'altro dispositivo di protezione individuale molto importante, e ci stiamo lavorando su tutti i fronti.
Quindi questo era il quanto volevo dirvi questa sera, e per quanto riguarda la prosecuzione delle misure di contenimento sociale sono fondamentali. Mi raccomando, rispettiamole e rimaniamo in casa. Grazie. Buonasera a tutti, grazie. Vi ha già illustrato in parte il Presidente il nostro lavoro, che consiste in questo momento nella preparazione del milione di confezioni che andranno in distribuzione dalla giornata di venerdì, presumibilmente su tutto il territorio della Liguria. Quindi ogni confezione, credo domani sera ne daremo una al Presidente da portarvi a far vedere, ogni confezione avrà due mascherine e saranno confezioni marchiate Protezione Civile Regionale, in modo da evitare che qualcuno, come dire, furbescamente possa anche poi prendere una confezione, andarla a vendere o fare, come dire, qualche giro strano con le mascherine della Protezione Civile. Direi che stiamo lavorando. Chi ci sta preparando ovviamente le confezioni avrà bisogno di qualche giorno. Ha detto il Presidente che la distribuzione inizierà venerdì, proseguirà sabato, evidentemente poi c'è domenica di Pasqua, Pasquetta, ma anche la settimana dopo sarà una distribuzione che continuerà, anche perché noi, credo, immetteremo sul territorio della Liguria le mascherine in due fasi, circa 500.000 pezzi entro Pasqua e altri 500.000 pezzi successivo alla settimana, diciamo, di post-Pasquetta, quindi tra mercoledì e giovedì della settimana prossima. Tutto questo per distribuire capillarmente, per cercare di usare sempre il buon senso, cioè di non fare in modo che le persone si aggreghino troppo, che creino assembramenti, che possa essere una distribuzione con l'obiettivo di raggiungere più persone possibili nella massima tranquillità. Avere una mascherina chirurgica oggi non vuol dire risolvere tutti i problemi del coronavirus, vuol dire però avere una protezione per se stessi, ma soprattutto per gli altri, quando si esce per motivi di carattere essenziale, quindi per motivi oggi previsti dal DPCM. Sottolineo, avere una mascherina oggi non vuol dire fare quello che si vuole, ed è altrettanto fondamentale dirlo, perché abbiamo letto, come dire, di alcune valutazioni di persone che usando la mascherina hanno pensato di poter fare, come dire, quello che ritenevano più idoneo perché coperte. No, avere la mascherina è una tutela per se stessi e per gli altri, ma dentro il rispetto delle regole che al momento sono in vigore fino alla giornata del 13 a mezzanotte. Ci attendiamo il governo che faccia valutazione evidentemente per i giorni successivi, da lì anche le valutazioni di Regione Liguria. Un breve accenno anche alla questione navi: come sapete ogni giorno facciamo anche il piano navi, in particolare navi MSC che sono in porto a Genova. Tutto sta procedendo secondo il programma che ci siamo dati. Vi ho detto ieri sera, circa 500 persone ancora su nave Splendida, circa 150 ancora a bordo di nave Opera. È un piano che, per quanto riguarda Splendida, oggi vede un rallentamento. Stiamo attendendo l'ok al trasferimento degli oltre 200 indiani che sono a bordo, ma il dato significativo è che non ci sono peggioramenti delle condizioni di salute delle persone che, positive, sono in questo momento a bordo sia dell'Opera che della Splendida. Tenuti in totale isolamento, con le condizioni di mensa che arrivano da fuori, cioè come se fossimo sostanzialmente in una struttura esterna come quelle che gestiamo noi come Protezione Civile in collaborazione con la Task Force sanitaria. Appena ci saranno eventuali ulteriori comunicazioni sulle navi significative, cioè con partenze di nuclei importanti, ve le farò sapere, così come, sperando che non accada, se ci fossero degli aggravamenti di salute da parte di qualcuno che in questo momento è sulle navi. Stiamo preparando un altro invio di mascherine sia chirurgiche che di FFP2 per i comuni e per i servizi essenziali, che nulla hanno a che vedere invece con la distribuzione alla popolazione, di cui magari invece quasi certamente verranno coinvolti anche i comuni, ma invece una spedizione dedicata ai comuni, che sarebbe la terza, che credo potrà avvenire
nei primi giorni della settimana prossima, quando distribuiamo ai comuni, siamo nell'ordine delle 100.000 mascherine, con almeno 6, 8, 10.000, spero, FFP2 per i servizi più delicati. Sarebbe il terzo invio che facciamo ai comuni. Io non voglio mai fermare questa capacità di rifornire anche a piccole dosi, me ne rendo conto, i comuni, che però è fondamentale per quella filiera dei servizi pubblici essenziali che abbiamo sempre mantenuto accesa nel Paese e che verrà aumentata non appena si potrà parlare di fase 2, evidentemente quindi con una lotta al virus che potrà vedere una seconda fase di ripartenza più importante rispetto alle restrizioni di oggi. Grazie. Bene, buonasera. Stasera abbiamo qualche buona notizia e qualche cattiva notizia. Cominciamo con le cattive notizie. Ieri sera abbiamo ringraziato tutti i genovesi per il comportamento durante il weekend. Quelli che si sono comportati bene vanno ringraziati. Sfortunatamente oggi abbiamo visto i dati dei monitoraggi dei telefonini e si vede che sia venerdì che sabato eravamo più 6% rispetto allo scorso weekend, a quello di prima, e domenica siamo a più 5% rispetto alla domenica precedente. Quindi non va bene, cari miei, bisogna che ci mettiamo d'accordo e cominciamo ad essere più stringenti. Ci sono stati troppi movimenti in città e quindi bisogna ritornare a essere migliori del weekend scorso, cioè di quello di 8 giorni fa. Perché limitare gli spostamenti è l'arma migliore che abbiamo per far sì che possiamo ritornare alla normalità il più in fretta possibile. Sui contatti con le altre persone, sugli spostamenti, dobbiamo insistere. Lo so che molti si sono sacrificati, a loro va il nostro grazie, ma c'è qualcun altro che non ha rispettato le regole perché gli spostamenti sono aumentati e quindi dobbiamo invece cercare di diminuirli, il che vuol dire limitare al massimo le uscite di casa, soprattutto per le persone anziane, perché per loro è veramente l'arma principale che esiste per poter ritornare alla vita normale, e lo è anche per tutti noi. Per cui il messaggio per tutti è: signori, osserviamo di più le regole, cerchiamo di limitare i contatti e di non uscire di casa. Passiamo invece a qualche buona notizia. Abbiamo cominciato la semina sul Parco di Nervi. Lo so che magari può sembrare una cosa, magari dettagli, invece è importante perché stiamo preparando la città come dovrà essere non appena ritorneremo al normale. Devo ringraziare Aster, che sta lavorando tanto in questo periodo, sta facendo un sacco di cose in città, si vedono cantieri e attività, pur essendo state ridotte per motivi ovviamente che potete immaginare, però Aster sta lavorando e sta mettendo a posto parecchie cose in città, quindi a loro va il nostro grazie, come va grazie anche all'AMT, ovviamente, come va grazie all'AMIU. Le sanificazioni in città, sapete tutti, stanno continuando e ogni giorno c'è una parte di città che viene sanificata attraverso le strade e i marciapiedi. Per quanto riguarda il ponte, avete visto ieri, abbiamo montato altri due impalcati, uno dal lato ponente e uno dal lato levante. Ora siamo a 910 metri di ponte. Quindi ci aspettiamo, non so se avete visto pochi minuti fa un'intervista al responsabile di Fincantieri che ha detto che per il giorno 21 tutto il ponte sarà completato. Io spero che riuscirà a farcela uno o due giorni prima. Comunque siamo in quell'ottica lì. Ecco. Quindi questi ritardi che abbiamo avuto, sapete, a causa delle precauzioni che abbiamo preso per la lotta al coronavirus, e comunque ci hanno consentito di andare avanti. Oggi la persona che era positiva è ritornata in cantiere, domani ritorneranno tutte le persone che erano attorno a lui, che sono state messe in quarantena, le cosiddette le famose 25 persone. Quindi il lavoro va avanti. Volevo anche sottolineare che circa un'ora fa si è conclusa la conferenza stampa dell'assessore Picciocchi e dell'assessore Fassio riguardo ai metodi di distribuzione del cosiddetto bonus spesa. Ad ora noi abbiamo ricevuto un pochino di più di 22.500 richieste che sono state registrate, diciamo un po' meno di 23.000. Ecco, oggi c'è stata una riduzione, come anche rispetto a ieri, per quanto riguarda le telefonate e per quanto riguarda le nuove applicazioni. Quindi entro stasera chiudiamo e nei prossimi due giorni cominceremo la distribuzione. Abbiamo identificato 24 siti in città
dove ci sarà la distribuzione, e la distribuzione sarà fatta a ciascuna persona che ha fatto l'applicazione, e l'applicazione sarà registrata ovviamente come valida. Sarà mandato un'email, un sms in cui saprà a che ora e in che posto dovrà andare a ritirare i buoni, e si consiglia, ripeto nuovamente, di portare una penna per evitare che ci siano ulteriori modalità di contagio. E questa è un'altra buona cosa che faremo, assieme alla distribuzione di mascherine che sarà fatta in città con le modalità che ha detto l'assessore Gianpedrone e che decideremo nei prossimi giorni. Quindi queste sono le novità per oggi. Mi raccomando, non è stata una buona notizia quella del 5% in più durante il weekend, lo vedete forse dal mio body language, dalla mia faccia, però dobbiamo continuare a lottare, Dobbiamo continuare a lottare, perché soprattutto per i 3 giorni di festa che ci aspettano a fine di questa settimana dobbiamo assolutamente evitare che diventino un modo di contagio, ma devono invece diventare un modo e un sistema e una situazione in cui noi veramente possiamo mettere le basi per poter ritornare a una vita normale. Grazie a tutti. Allora, visto che abbiamo riaperto la sala stampa, possiamo, se c'è qualche domanda, visto che avete, e vi ringrazio, fatto. Volevo sapere se c'è un motivo particolare, se c'è stato qualche problema perché sono calati così tanto i tamponi effettuati oggi rispetto ai giorni scorsi. E poi no, secondo me banalmente non c'è nessun motivo particolare, se non il fatto che lunedì c'è la ripartenza dopo la domenica, durante la settimana c'è un scivolamento dei tamponi del giorno precedente verso l'altro giorno, la domenica sera i laboratori finiscono il ciclo della settimana, si riparte a pulito, sono stati 500. Non credo ci siano altri motivi se non quello contabile. Domani ne vedrete un numero significativamente più ampio, perché questi sono dati che noi registriamo alle 15 del giorno di oggi. Quindi ieri sera, la domenica notte, il laboratorio evidentemente ha lavorato di meno. Domani troverete col dato delle 15 anche quelli che ci trasciniamo dietro da oggi, quindi torneranno ad essere intorno ai 1000. E una seconda cosa, oggi il forum del terzo settore genovese ha ringraziato il comune per la collaborazione sui voucher cibo eccetera, però ha lanciato anche una proposta, se non erro mutuata dalla regione Puglia, che ha aumentato di un terzo i fondi messi a disposizione del governo. Volevo sapere se regione Liguria o il comune in subordine sta pensando a un intervento proprio. Ma noi abbiamo già un fondo più che capiente, su cui abbiamo già una domanda. Quanto vale? Quindi che sarà aumentato col consiglio di domani, arriva a quasi 2 milioni di euro più o meno sul bonus famiglie legato all'utilizzo della babysitter, il lavoro domestico, tutti quelli che non hanno potuto tenere i figli a scuola. Quindi abbiamo già fatto uno sforzo importante. Semmai quello che verificheremo, ed è la cosa che ho affrontato oggi intervenendo, e ringrazio il mondo delle imprese che mi ha invitato a farlo, alla giunta della Camera di Commercio di Genova, ragioneremo alla luce del cosiddetto decreto liquidità imprese che il governo sta varando in queste ore, ove vi siano duplicazioni, come utilizzare quel fondo rotativo di sostegno alla liquidità che ottimamente ha messo in campo il nostro sviluppo economico e l'assessore Benvenuti all'inizio della crisi, ove questo si sovrapponesse in tutto o in parte le misure governative, potremmo decidere di utilizzarlo in altro modo. Prego. È bello risentirvi di persona, mi mancavate quasi, che è una cosa, come dire, detto. Volevo chiedere questo, Varin di Telenord, ma vedo che in Lombardia si è decisa di obbligare ad avere la mascherina anche che cammina per strada. È possibile arrivare a una soluzione di questo tipo anche per Genova, per la Liguria ovviamente, oppure, poi altra domanda, provo a rispondere prima a questa? State ipotizzando queste possibilità? Guarda, molto, molto semplicemente. Uno, cominceremo e stiamo cominciando a ragionare delle norme di profilassi anche per la cosiddetta fase 2, quando un pezzo di Liguria tornerà
al lavoro, lo stiamo facendo in queste ore, sicuramente non ne ragioneremo prima di avere ultimato quella distribuzione. Noi l'abbiamo fatto al mondo del lavoro circa 800.000 mascherine, l'abbiamo fatto al mondo dei comuni, l'ha ricordato prima l'assessore Gianpedrone, lo stanno facendo i comuni più grossi in proprio, ancora non vi è una distribuzione capillare di mascherine che consente a tutti di averla. Prima ragione per cui stiamo aspettando a prendere provvedimenti relativi all'uso delle mascherine. Seconda cosa, forse a tutti non è noto che alcune prassi rispetto all'uso delle mascherine sono già ampiamente codificate dalle normative nazionali, dalle ordinanze di sanità che recepiscono gli accordi. Perché c'è stato già qualche comune, tipo Rapallo, che ha applicato questa... Che l'ha applicata all'interno dei luoghi di lavoro ove si stia sotto il metro, lo prevede anche la normativa nazionale, non c'è bisogno di alcuna ordinanza ulteriore. Io credo, così come buona regola amministrativa, che si debba normare le cose che non sono già normate. Le cose che sono normate basterebbe che tutti noi le leggessimo con qualche attenzione. C'è stata una riunione importante poco prima del lockdown tra le organizzazioni datoriali e le parti sociali, presieduta dal Presidente del Consiglio, che ha stabilito una serie di profilassi sul mondo del lavoro: che si stia a distanza di un metro, che si stia a distanza di due metri, che si stia all'aria aperta, che si stia chiuso. Tanto già attenersi a quelle norme che sono già norma di legge vorrebbe dire un passo avanti. Come voi sapete, avendo letto i giornali, c'è una difformità di vedute circa l'utilità della mascherina in determinati luoghi e in tal altri. Il capo della Protezione Civile Borrelli, non più tardi di ieri, ha dichiarato che mantenendo la distanza di due metri come profilassi lui non usa la mascherina perché ritiene che sia ultroneo, superflua. Quindi su questo c'è un dibattito che io non credo debba essere lasciato all'opinione pubblica o ai sindaci e neppure ai governatori, quindi non me ne arrogo il diritto, vorrei che lo facessero gli scienziati. Ecco, lei ha accennato alla fase 2, dopo la chiusura totale che c'è adesso. Avete già ipotizzato qualche... come potrà essere? Abbiamo ipotizzato un percorso nazionale prevede l'istituzione di una cabina di regia governativa a cui parteciperà una delegazione della Conferenza delle Regioni per quelle che sono i tempi, i modi e le regole che il governo vorrà proporre alle istituzioni locali. Su questo ho letto in agenzia, ma lo avrete letto anche voi, che una riunione ci sarà domani del governo col Comitato Tecnico Scientifico, dopodiché immagino che il Presidente Conte e il Ministro Boccia ci riferiranno quello che è, prima, spero questa volta di non vederlo in televisione, prima che qualche annuncio notturno del Presidente del Consiglio proroghi o cancelli le norme in scadenza. Per quanto ci riguarda, abbiamo fatto una riunione anche poco prima di scendere con l'assessorato alla sanità, la protezione civile, il sindaco Bucci che rappresenta i sindaci della Liguria, assessore Viale, il dottor Locatelli, tutti i nostri esperti, e in Camera di Commercio ho proposto l'istituzione di un tavolo regionale della Liguria per cominciare a discutere con ovviamente tutte le associazioni di imprese, i sindacati e la parte tecnica anche nostra. Come sapete abbiamo un comitato tecnico scientifico di altissimo profilo nazionale, quelle che potrebbero essere le misure da prendere. Le cliniche private in questa emergenza che ruolo hanno avuto? Hanno dato un contributo in qualche modo? Le cliniche private hanno fornito posti letto soprattutto per i malati no Covid. Abbiamo ospitato... Quindi, sono dette disponibili, sono... Si sono rese disponibili soprattutto in una cosa che ci è stata utile, perché mentre parti degli ospedali venivano dedicate al Covid, ovviamente ci sono anche persone che si ammalano d'altro e quindi parte del lavoro che non è stato svolto nei nostri ospedali è stato dirottato da altra parte. L'ultima domanda per lei è su Sestri. A su distanza Sestri. Di qualche giorno, quell'espressione poteva essere diversa? No, nel modo più assoluto, perché non ritengo che ci sia a Sestri, nel Ponente o nel Levante o sulle alture o in una delegazione una popolazione, come dire, meno responsabile di un'altra. Ritengo che ci siano atteggiamenti da idioti che li si faccia nel Ponente, nel Levante, nel Centro e a Lampedusa oppure a Bolzano.
anche se esiste un pretesto, e l'ho letto, poi si trova sempre una scusa per qualsiasi cosa, anche se c'è una strada pedonale con molte botteghe che restano aperte perché rientrano tra le botteghe indispensabili, non vuol dire che ci si debba andare tutti insieme, non vuol dire che si debba passeggiare col passeggino fuori dalla bottega dove si è comprato il cibo, non vuol dire che ci si debba andare tutti i giorni. Quindi a maggior ragione, se ci sono luoghi che possono in qualche modo invogliare o predeterminare degli assembramenti, bisogna tenere dei comportamenti che non siano tali, molto semplicemente. Però che le immagini possono tradire a volte, perché se uno va in via Sesi si accorge siccome da faccio, lontano può sembrare... Prima che il presidente di regione, ho fatto giornalista per tanti anni, ho parlato con la giornalista che ha girato quelle immagini, ho parlato con i cameraman che hanno girato quelle immagini. Ci può andare in via Sestri in questi giorni e dare un'occhiata? C'è andato il sindaco Bucci. Ci vada anche lei. Ma io ci vado perché volentieri. Cerco di andare in giro il meno possibile anche come presidente di regione, perché altrimenti farei una cosa idiota come chi ciondola fuori dai negozi. L'ha fatto Bucci, visto non è una cosa idiota. Bucci è il massimo responsabile dell'ordine pubblico e la sicurezza in questa città. Io non lo so. Va bene. Direi basta. E via. La domanda per l'assessore Viale. Assessore, vieni. Possiamo farla dopo, se mai. No, facciamo fino a... Fammi le domande. E poi lasciamo la Viale. Ci sono altre domande per... Buonasera. Allora, c'è stata una denuncia oggi dell'ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri, secondo cui c'è tra i positivi a coronavirus in Liguria il 15% sono operatori sanitari. Le chiedo anzitutto se conferma questo dato, poi... No, mi sembra un dato, okay. Francamente non so da dove provenga, ma è al di fuori di ogni possibilità, in tutta franchezza. Nel senso che i dati che stiamo facendo, i test sierologici, ci dicono un tasso di infezione all'interno del corpo medico di circa il 3%, calcolando circa 5.000 medici a livello della regione, fa lei presto il conto, i contagiati in Liguria sono molte migliaia, quindi il 15% mi sembra una cifra al di là di ogni possibile approssimazione, anche per eccesso o per difetto, ne siamo lontanissimi. Quindi intorno a quanto si aggira più o meno secondo... Si aggirerà intorno al 3%, 3,5% immagino. Okay. Che è quello che ci stanno risultando i dati che stiamo facendo. Però stiamo parlando di quanti sono gli operatori sanitari sul totale dei positivi. Stiamo parlando di un test che stiamo facendo su tutto l'intero mondo medico, oltre 20.000. No, mi perdoni, non sul totale dei sanitari sottoposti a screening, ma sul totale dei positivi che risultano. Il totale dei positivi. Sul totale dei positivi. Tutti i liguri positivi. Non è possibile che il 15% siano medici, è molto semplice. Perché dallo screening che stiamo facendo nel totale mondo medico ci risulta che siano più o meno un 3%. Il 3% del totale mondo medico non fa il 15% del totale dei contagiati, ma neppure ci si avvicina. Ok, in ogni caso, a prescindere da questo dato, chiedono l'istituzione di un fondo statale per indennizzare i danneggiati, parlando di comportamenti colposi da attribuire alle strutture sanitarie. Si associa a questa richiesta? No, nel modo più assoluto, non ritengo che ci siano stati, credo che ci siano stati atteggiamenti eroici da parte di qualcuno, atteggiamenti, come si dice, normali, che in alcuni casi diventano meno che normali da parte di altri, però se qualcuno ha avuto un danno ovviamente esistono tutti gli strumenti di legge, ci mancherebbe altro, se la malattia sul lavoro, cioè tutti gli strumenti per farlo, se qualcuno dolosamente ha sbagliato, ha fatto errori, ha dato indicazioni volutamente contrarie a quelle che sono le profilassi di sicurezza, ovviamente se ne dovrà ragionare, ma in generale non credo che esistano atteggiamenti colposi in questo senso. E poi solo una precisazione, se possibile, sulla distribuzione delle mascherine, se state effettivamente valutando la possibilità di portarle a domicilio o se è un'ipotesi che comunque al momento è scartata. Stiamo valutando di portarle a domicilio e in parte sarà così. La distribuzione massiva delle mascherine attraverso i canali di distribuzione ordinari adesso
ci chiedono un range di tempo per portarlo al domicilio di ciascuno, quindi assicurandoci che ciascuno l'abbia in mano, che firmi la ricevuta, che vanno dai 12 ai 15 giorni dal momento della consegna al magazzino. Quindi vorrebbe dire che noi, consegnandole venerdì mattina, qualche ligure vedrebbe la mascherina per il ponte del 1° maggio. Siccome stiamo cercando di fare qualche cosa di più rapido, alcuni quartieri più disagiati, alcune fasce di popolazione più in difficoltà le avranno al domicilio attraverso i comuni, altri le avranno nella farmacia di quartiere, magari leggendo col lettore ottico la tessera sanitaria per evitare che se ne prenda più di uno, altri le avranno alle edicole di quartiere, tenendo presente che per norma di legge nessuno dovrebbe spostarsi dalla propria abitazione più di 250 metri, ognuno dovrebbe andare al proprio tabacchino, alla propria edicola o alla propria farmacia di quartiere, questo dovrebbe evitare assembramenti, ma quando anche noi avremo le idee più chiare su come evitare assembramenti e come riuscire a distribuire in pochi giorni una mole di mascherine importante, ovviamente ve la comunichiamo. Questo uso della tessera sanitaria per evitare accaparramenti sarà generalizzato o soltanto? Stiamo verificando ovviamente con i farmacisti, così come stiamo verificando con i tabacchi, così come stiamo verificando con le edicole dei giornali, perché ogni misura ha una sua elemento di controproduttività. È chiaro che firmare un'autocertificazione vuol dire fermarsi di più all'edicola, vuol dire creare un assembramento di persone. Ci auguriamo che la velocità e la precisione della consegna sono due estremi di un problema, stiamo cercando una mediazione ovviamente accettabile. Grazie. Sonia. Volevo un aggiornamento, sapere se è possibile che saranno incrementati i gruppi di assistenza domiciliare che stanno diventando sempre più determinanti per impedire che la gente andare nei pronto soccorso e negli ospedali. Se sapere la situazione, l'aggiornamento, so che sì, c'è qualche novità c'è. Allora, in Astre, che è il luogo dove ne avevamo attivati due, siamo arrivati ad averne 5 attivi più 3 in formazione. Nelle altre realtà ci sono tutti già operativi da tempo perché l'indicazione da parte di Alisa di istituirli è del 25 marzo e da lì sono attivati. Sufficienti? Perché mi dicono gli operatori con cui mi confronto, sì, che sono pochi. Ci sono dei parametri nazionali, uno ogni 50.000, poi però abbiamo dato disponibilità, 12, abbiamo dato disponibilità alle ASI in base anche alla conformazione territoriale di organizzarsi. Teniamo presente che proprio la mancanza dei DPI ha rallentato la costituzione dei GSAT, perché giustamente i medici della continuità assistenziale in assenza dei dispositivi, alcuni che avevano dato inizialmente della disponibilità hanno atteso di avere i dispositivi. Nella delibera di Alisa è previsto che per poter muoversi il GSAT deve avere i dispositivi, quindi adesso che abbiamo risolto almeno con le mascherine e tutto quanto questa tematica, chiaramente in ogni realtà verranno anche aumentati, però erano operative anche in tutte le altre aziende i GSAT, perché era una disposizione regionale e c'erano ed erano in... Sì, perché nella proporzione dovrebbero essere 12. In che senso 12? Dalla proporzione su 50.000 abitanti ci dovrebbe essere... Sì, però noi nella delibera di Alisa l'abbiamo anche calibrato in base alla conformazione territoriale. Certamente se c'è una area montuosa è chiaro che è giusto che ce ne sia una dedicata, insomma. Quindi si va anche al di là di quelle che sono le esigenze legate al termine numerico, insomma al rapporto numerico. Quindi possono anche esserne, se c'è bisogno, anche di più rispetto a questa proporzione. Abbiamo lasciato la discrezionalità alle ASL. Signori, buona serata a tutti. Ci vediamo domani. Domani più tardi, perché a quest'ora c'è la riunione in prefettura per le misure straordinarie del fine settimana di Pasqua alle 17.30, quindi poi faremo la conferenza stampa a seguire, mi auguro verso le 19.
aggregato 18.